Caro nonno, ultimamente ti ho pensato più del solito e non solo perché mi manchi. Tu mi manchi sempre, ma mi è venuto in mente di quando da piccolo elargivi continue perle di saggezza, con proverbi, modi di dire, detti popolari, e ce n'era uno in particolare che non riuscivo a capire perché ero bambino e non ne intendevo appieno il significato. Beh, ci ho pensato proprio in questi giorni. Sai, è finita una serie TV che guardavo da circa 10 anni, Game of Thrones, il trono di spade. Era bellissima. Poi però nelle ultime 2 stagioni sono diventate un po' al di sotto delle aspettative, diciamo. E nonostante ormai gli sceneggiatori non sembrassero più crederci, io ci ho sperato. Ho sperato che il finale di serie potesse essere grandioso, che non mi avrebbe minimamente deluso, che non ci sarebbero state insensatezze. Poi l'ho guardato e mi è venuto in mente quello che mi dicevi sempre quando ero bambino. E solo adesso ne ho inteso veramente il senso. Eh sì, nonno, avevi proprio ragione. Chi vive sperando... Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88. Per iniziare voglio mostrarvi alcune magliette che trovate sul sito di t-shirt www.pumpkin.com, dove però trovate anche altri prodotti come ad esempio felpe, scarpe, cover per smartphone, poster, perfino calzini e caramelle, tutti rigorosamente a tema nerd. Se vi piacciono le magliette che vi ho appena mostrato, trovate in descrizione sotto il link per acquistarle, e se volete avere con il 15% di sconto vi basterà utilizzare in fase di acquisto il codice sconto VLASLO che trovate qui in sovrimpressione, e vale per tutti i prodotti presenti sul sito, non solo per le magliette che vi ho appena mostrato. Quindi se la cosa vi interessa sapete cosa fare, ma ora veniamo a noi. Come avrete notato dall'introduzione di questo video, a me il finale di Game of Thrones ha lasciato l'amaro in bocca a dir poco, ma se mi seguite su Facebook e Instagram sapete anche che ho scritto che mi sarei aspettato di gran lunga di peggio, perché temevo che ci saremmo trovati di fronte ad un finale costellato di insensatezze allucinanti e inaccettabili. Le insensatezze ci sono, ma sono meno di quelle che avrei potuto credere. E è triste che ci si debba accontentare di questo. So di tanti che l'hanno apprezzato, ma obiettivamente ci sono tante cose che non vanno. Quindi ci saranno spoiler in questo video. Se non avete finito di vedere la serie, non proseguite con la visione, perché non solo farò spoiler sulla 6ª puntata dell'8ª stagione, ma anche su quelle precedenti, perché voglio fare un discorso abbastanza approfondito. Dunque, se 5 anni fa qualcuno venuto dal futuro mi avesse spoilerato per filo e per segno quest'ultima puntata della serie, io probabilmente avrei risposto dicendo: ma vaffanculo, figurati se sono così coglioni da regalare al pubblico una delusione del genere. Perché Game of Thrones è sempre stata caratterizzata dai suoi personaggi, che nel corso di una decina d'anni di messa in onda si sono evoluti non poco. Ecco, in questa 8ª stagione hanno mandato a puttane la gran parte delle evoluzioni dei personaggi. E sinceramente, con quest'ultima puntata, mi hanno reso inutile il ruolo di alcuni di essi. E io non ci potevo credere, mi è dispiaciuto tantissimo. Nel complesso ci sono anche alcune chiusure di certi personaggi che ho trovato interessanti quantomeno, però se io penso ad esempio al finale di Breaking Bad o a quello di Lost, ancora ho i brividi. Lo so che il finale di Lost a molti non piacque all'epoca e tuttora sostengono che fosse pessimo, ma io invece sono convinto che fosse quantomeno coerente con lo spirito della serie, anche perché dobbiamo pensare che Game of Thrones è senza dubbio una delle serie più importanti della storia della TV ed è tra quelle che hanno cambiato il mondo delle serie TV, il concetto che sta dietro le serie TV, la loro concezione, insieme ai già citati Lost, Breaking Bad oppure Twin Peaks, che però va oltre la semplice concezione di serie TV, bisogna dirlo, oppure The Shield, The Wire, I Soprano, che sono probabilmente la serie più importante per quanto riguarda l'ambito delle serie TV in epoca contemporanea. E quindi quando io penserò al finale di Game of Thrones non proverò quel brivido
che mi sale dietro la schiena quando penso al finale di altre serie storiche. E questo mi dispiace, perché non dico che io avrei voluto che le cose andassero come avevo sperato, non per forza. Mi sarei accontentato di un finale potente. Questo è semplicemente un finale nella media. Mi ha lasciato abbastanza tiepido. Non l'ho trovato potente. Poi non mi ha fatto impazzire il fatto che abbiano cercato di renderlo simile al finale del Signore degli Anelli, con la gente che parte, gente che continua con la propria vita, che in quel momento è cambiata. Non lo so, hanno voluto ispirarsi un po' troppo. E poi non ho avvertito quella nota agrodolce che tanto era stata decantata da Benioff e Weiss, che, mi dispiace dirlo, con quest'ultima stagione hanno fatto un lavoro terribile. Ma il recap dell'intera stagione lo farò in un prossimo video. Oggi concentriamoci su questa sesta puntata dell'ottava stagione. Mi sono fatto i miei soliti appunti, lo sapete, perché ho la memoria di un ramarro, per cui leggerò come faccio sempre. Allora, devo dire una cosa: da un punto di vista puramente estetico e visivo, la puntata non mi è dispiaciuta. Benioff e Weiss sono sceneggiatori, non sarebbero registi, ma hanno voluto concludere loro alla regia la serie, che è una cosa anche giusta, e ammetto che sono stati molto bravi. Da quel punto di vista non posso dire nulla. All'inizio vediamo la devastazione ad approdo del re, con scheletri carbonizzati, bambini morti per le strade, verme grigio, i suoi immacolati che condannano a morte, sgozzandoli, quelli che sono rimasti dell'esercito nemico. Daenerys che sembra molto compiaciuta, peraltro la neve sta cadendo copiosa ad approdo del re. Per un attimo ho pensato, no dai, è cenere, perché quando cazzo è iniziato a nevicare? Se vi ricordate, la settima stagione si concludeva con un fiocco di neve che iniziava a cadere su approdo del re, e per tutta questa ottava stagione di neve ad approdo del re non ce n'è stata neanche l'ombra. È arrivata all'improvviso, va bene, fa atmosfera, ci può stare, con tanto di Drogon che emerge da questo cumulo di neve che lo nascondeva, e c'è Tyrion che va da Daenerys dicendo io non sono più il tuo primo cavaliere, si toglie la spilla e la lancia sulla scalinata, perché lei aveva appena finito di fare un discorso aberrante in cui annunciava al suo esercito che non era finita lì e che lei in tutto il mondo sarebbe andata a portare la pace. Ormai Daenerys aveva iniziato a parlare come una dittatrice, e sinceramente tutta questa parte mi è piaciuta. Mi è piaciuta perché ho detto cacchio, oh, finalmente abbiamo l'evoluzione finale di Daenerys. Non mi è piaciuto il fatto che la brocca l'abbia persa così all'improvviso, perché che se ne dica, l'ha persa veramente nelle ultime puntate, perché è vero, prima aveva crocifisso, bruciato e quant'altro, ma erano i suoi nemici, e questa cosa la dirà Tyrion dopo in maniera un po' critica, come dire, la si giustifica, ma ha comunque bruciato e ucciso le persone, va bene, però è una serie ambientata in un'epoca pseudo-medievale. Questa aveva cercato in tutti i modi di rabbonire gli avversari, e le aveva fatto trovare la via crucis di bambini, e ha detto, ah sì, vi crucifico io, il che denota un certo squilibrio, ma mai avremmo pensato che sarebbe arrivata a fare una cosa del genere, e tutto questo sbrocco l'ha avuto nelle ultime puntate. Ma al di là di questo, che è un argomento su cui abbiamo ampiamente dibattuto, ci ho anche dedicato un video, per appunto lì ero contento perché l'evoluzione era ormai completata. Tralasciando il fatto che mi sembrava essere avvenuta troppo velocemente, adesso che ci siamo arrivati, mi sembrava che la stessa portando avanti abbastanza bene. Quindi, bene così. Tyrion viene fatto prigioniero perché Daenerys aveva scoperto che aveva liberato Jaime, e prima c'è questa scena, anche questa veramente forte, con Tyrion che si reca nei sotterranei e trova sotto le macerie abbracciati Jaime e Cersei ormai morti, colui che piange sui loro corpi. Anche qui violenza, devastazione, emotività, bene così. Io stavo pensando, cazzo, forse si sono ricordati come si scrive una serie. Ero contentissimo.
Non fosse che poi, quando Tyrion viene buttato in prigione, va a parlarci Jon Snow, e Jon Snow sembrava, anche a livello di linguaggio del corpo, aver capito che Daenerys è una pazza furiosa. E invece no. Tyrion deve ancora convincerlo del fatto che lei non sia più un bene per Westeros, ma una minaccia. E lui continua a dire, no, ma lei è la mia regina. No, però, insomma, devi anche pensare che ha visto decapitare Missandei, e devi pensare che le hanno ammazzato due draghi. Sembrava di sentire tutti i fan duri e puri che non volevano accettare il fatto che in questa ottava stagione sono state commesse delle atrocità a livello di sceneggiatura. Infatti anche Tyrion dice, sì, la giustifichiamo perché ha crocifisso gli schiavisti, la giustifichiamo perché ha ammazzato questi e quelli, perché tanto erano i suoi nemici, ma adesso che se la sta prendendo con gli innocenti? Cioè, capito? E dice, non si può neanche giustificare per quello. Come a dire, guardate che era già da un po' che la stavano facendo impazzire. Sembra quasi che abbiano ascoltato le proteste, abbiano cambiato la sceneggiatura all'ultimo, cosa che non è avvenuta ovviamente, quindi probabilmente devono aver capito loro stessi che i fan si sarebbero lamentati. Ma al di là di questo, al di là di tutto ciò, quel dialogo non era neanche malissimo. Secondo me non aveva la potenza di altri dialoghi che ci sono stati nel corso della serie, perché ad esempio se andate a guardarvi il dialogo tra Robert Baratheon e Ned Stark in cui parlano di Daenerys, quello è pazzesco, perché Robert aveva dipinto perfettamente il quadro che di lì a pochi anni si sarebbe andato a formare nella storia di Westeros. Lui aveva cercato di far uccidere Daenerys perché diceva, sì, Ned, tu dici che è una bambina, ma quella bambina tra poco inizierà a fare figli, inizierà magari a conquistare. Cosa accadrà quando porterà il suo Khalasar a Westeros? Che cosa farà? Guarda che ci sarà una guerra, non so chi la combatterà, ma ci sarà. E la guerra effettivamente c'è stata, Robert Baratheon ci aveva visto lungo. Quindi diciamo che Tyrion cerca di far rinsavire Jon dicendo, oh, tu sei il legittimo re, non puoi permettere che questa devasti tutto. E dice, no, ma lei vuole portare la pace. No, non vuole portare la pace, vuole portare la morte. La cosa che mi ha colpito è che Daenerys sia effettivamente convinta di quello che dice. Lei è convinta che quello sia l'unico modo di portare il mondo in pace. Lei è convinta di aver liberato le persone, quando invece ha solo massacrato degli innocenti senza motivo, perché, lo ricordo, le sarebbe bastato andare alla Fortezza Rossa, distruggerla con Cersei dentro e sicuramente avrebbe fatto delle vittime, ma almeno avrebbe avuto senso e si sarebbe vendicata. Invece no, ha bruciato i civili per le strade di approdo del re, seminando morte e distruzione. E quindi Jon, che dopo aver parlato con Tyrion ci ha riflettuto, va dove c'era la vecchia sala del trono che è scoperchiata e cerca di far ragionare Dany, la quale non vuole sentire ragioni e dice, ma io vorrei governare con te, ti prego, cerca di capire le mie ragioni. Si baciano abbracciandosi e ovviamente Jon l'ammazza. Io lo dicevo da tempo in memore che Jon avrebbe ammazzato Daenerys, però mi sarei aspettato la morte anche di Jon. Morte che non è avvenuta. Morte che non è avvenuta la scena di Drogon che arriva e vede Daenerys morta e col muso cerca di muoverla e poi, incazzato una volta, è capito che era morta, fonde il trono con il fuoco, altra cosa che avevo detto, se non sbaglio, nel Toto Morto, non avevo detto che l'avrebbe fuso dopo che Daenerys era morta, subito dopo però avevo ipotizzato che l'avrebbe per l'appunto dato alle fiamme. Io credevo che in quel momento avrebbe ammazzato anche Jon, e invece no, prende Daenerys e si allontana. Peraltro, quanto è bella la scena all'inizio, quando Drogon vola dentro alla fortezza ormai diroccata, compare Daenerys sulla scalinata, Drogon apre le ali e sembra che Daenerys abbia le ali di drago. Lì è proprio la trasformazione della pazza furiosa che si è conclusa. Ecco, tutto molto bello, però questa è la descrizione del primo quarto d'ora della puntata. 20 minuti, toh. Ora, vorrei far presente che in questo modo tutto quello che ha fatto Daenerys è stato un po' vanificato, nel senso che io pensavo che Jon l'avrebbe uccisa, ma pensavo che sarebbe accaduto verso la fine della puntata, non nel primo quarto d'ora, con la sensazione che tutto quello che ha fatto Daenerys non sia servito a nulla, nel senso che personaggio è? Cioè, lei per tutta la vita ha combattuto per il trono, poi è arrivata lì, ha fatto la pazza ed è stata ammazzata da Jon Snow. Era questo quindi lo scopo per cui il Signore, il Dio della Luce, lo ha portato di nuovo in vita?
attraverso Melisandre? Onestamente mi ha proprio dato l'impressione che Daenerys sia un personaggio che ha avuto una fine buttata lì, come se dovessero concluderla in fretta e basta. Perché non è in questa puntata il problema il cosa, perché sul cosa ci sono alcune cose che mi hanno fatto girare le palle, altre che invece secondo me sono state gestite, non dico bene, ma che hanno un senso. Il problema è come ci si arriva, è come si è arrivati a quella situazione. Mettere in così poco tempo Jon, che ancora non è convinto della pazzia di Daenerys, che parla con Tyrion il quale lo convince, poi arriva da lei e l'ammazza, tutto nel giro di pochissimo tempo, mi è sembrato come mancare di rispetto al personaggio di Daenerys Targaryen. Con questa fine della sua parabola è diventato un personaggio pressoché inutile. Cioè, se ci pensate, io non riesco a vedere la sua grande utilità. L'hanno tolta di mezzo con uno stronzo con Drogon che la porta via e scompare. Perché scompare nella nebbia e boom, via. Boh. Ma la cosa più grave l'hanno fatta subito dopo quella scena. Stacco, Verme Grigio che prende Tyrion, che è ancora prigioniero, lo porta fuori dalla fortezza, dalle segrete, e troviamo nel luogo dove per l'appunto si erano, dove c'era la Fossa del Drago, dove si erano ritrovati per l'amnistia con Cersei, ok? Nella settima stagione, quando c'era Jon che faceva Giorgio Mastrota con l'estraneo, e ci sono tutti i rappresentanti delle famiglie più potenti rimaste a Westeros, c'è Sansa, c'è Arya che vabbè era già lì a Pro del Re, c'è addirittura Bran, Edmure Tully che era una vita che non lo vedevamo, Ser Davos e quant'altro. Benissimo, ok. Ho pensato, ma perché sono tutti lì? Cioè, quando cazzo sono arrivati? Si scopre che c'è stato un time skip, un salto temporale di non si sa quanto tempo, penso diversi giorni. Jon è stato fatto prigioniero, cioè mi fa vedere Jon Snow che ammazza Daenerys e le conseguenze ce le raccontano con uno spiegone poco dopo giorni che sono passati. Ma scusatemi, io dico, ma cosa cazzo è venuto in mente a quelli della HBO? Cosa cazzo è venuto in mente? Ma come fai a liquidarmi certe questioni importanti da un punto di vista narrativo da una scena all'altra con uno spiegone? Ma non esiste. E Verme Grigio dice, abbiamo noi Immacolati abbiamo occupato la città, vogliamo giustizia perché Jon Snow ha ammazzato la regina e quant'altro. E poi dice, dovete eleggere un re. Parlaci, dice a Tyrion. Ma cioè, non è proprio questo il dialogo, ma è così più o meno che è avvenuto. Io gli dico, ma come? Cioè, fatemi capire, questo è prigioniero e gli lasciano il compito di capire come fare a portare avanti la dinastia a Westeros? Ma è un prigioniero. Ma come? Ma che senso logico ha questa cosa? Quindi decidono di eleggere un re. Cioè, prima c'è Sam che dice, perché c'è anche Sam, è un Tarly, che dice, no, ma io ho pensato, facciamo votare anche il popolo. Tutti lo deridono e dicono, ma che cazzo stai dicendo? Però convengono che loro stessi potrebbero eleggere un re. Cioè, la famosa ruota di cui parla Daenerys anche all'inizio della puntata, che deve essere spezzata, hanno deciso di spezzarla in 20 secondi netti, dicendo, beh, ma noi siamo le famiglie più potenti di Westeros, eleggiamo noi un re. Ah, ma minchia, ma era così facile? Cioè, era seriamente così facile? Manca il re, manca una regina, ma sì, dai, la eleggiamo noi. Cioè, decenni per spezzare questa cazzo di ruota e me la spezzano in una scena che viene subito dopo un avvenimento che avrebbe dovuto meritarsi un minimo di non lo so, dico io, esplorazione in più. La butto lì, cioè questa cosa mi ha proprio fatto girare le palle. Ma a parte che c'è questa scena comica che non ho capito con Edmure Tully che si alza e dice, beh, io sono un veterano di guerra, credo di avere l'esperienza per... E Sansa che dice, siediti zio. E lui che si gira, si inceppa nel pilastro con la spada e si siede mortificato. Che cosa mi significava quella scena? Ma veramente, ma c'era bisogno di metterla? Quindi Tyrion, che ricordiamo è prigioniero, è lui a proporre chi sarà re. Bran Stark. Nelle ultime settimane, gli ultimi giorni in realtà, sono girati un sacco di leak perché avevano girato 5 finali per evitare che si capisse quale fosse quello vero, ma girava tra i tanti anche quello di Bran sul trono, ok?
girava quello di Bran sul trono, io ero convinto, lo sapete, che sarebbe salita o Sansa oppure Tyrion, ma non in quanto Lannister all'ultimo momento, grazie a Dio questa minchiata c'era risparmiata, ma Lannister in quanto si scoprirà Targaryen all'ultimo momento, ecco, no, il fatto che sia Lannister è vero, scusate, quella sarebbe stata una cagata. Ma in quanto magari Lannister, tu dici, Cersei non ha Lannister, più nel suo nome, l'unico Lannister in vita è lui, poteva salire lui, invece no, hanno deciso che il più adatto a salire sul trono è Bran. Lo stesso Bran che ha sempre detto che non voleva essere signore di Grande Inverno perché ormai è diventato il corvo con tre occhi e che dice, no, invece accetto, perché credi che sia venuto fin qua giù? Quindi confermando che vede il futuro, anche se secondo me vede il futuro immediato, non è che vede il futuro alla lunga, ma questa cosa non ce la dicono. Il punto è, vorrei capire per quale motivo Bran abbia rifiutato di diventare Lord di Grande Inverno dicendo io sono il corvo con tre occhi, perché in quel caso... Allora, non è che se avesse detto no, io non voglio fare del Lord Grande Inverno perché il mio destino è un altro, sapendo che sarebbe diventato re, avrei capito. Ma lui che rifiuta i titoli nobiliari, che poi diventa addirittura re di Westeros, mi sembra veramente, ma veramente assurdo. Vi lascio immaginare i meme sulle barriere architettoniche di Approdo del Re che stanno circolando in queste ore. Quindi questa cosa mi ha lasciato basito. Ma perché proprio Bran Stark? Perché lui è il corvo con tre occhi, lui è colui che tutto vede, tutto sa, infatti poi quando diventa re va lì e chiede ma Drogon, dov'è andato Drogon? Testa di cazzo, ma non sei mica la Wikipedia umana di Westeros? Chiudi gli occhi, fai il tuo bibidi bobidi bu e vedi dove cazzo sta Drogon, è nel presente, dovresti vederlo dove è Drogon, no? No, teoricamente no. Quindi, boh, cioè vai un attimino nel passato indietro, poco poco, e vedi dove è andato. No, no. Non facciamola questa cosa, va bene, ok, ok. Quindi, non lo so, soprattutto avviene un'altra cosa illogica. Yara, che poco prima si era scaldata, è presente anche lei, dice, ah, però insomma, Jon Snow ha ammazzato la regina, noi abbiamo giurato fedeltà alla regina, bisogna punirlo, eccetera, non fa un plissé quando Arya dice, fratello, so che tu sei un grande re, ma ti chiedo di lasciare il Nord indipendente come era fino a migliaia di anni fa. Risposta, va bene. Quindi... Sansa Stark, senza alcuna ripercussione alcuna, rende il Nord indipendente. Quindi perché una Yara che avrebbe sempre voluto le Isole di Ferro veramente indipendenti e quant'altro, non ha detto, oh, vogliamo essere indipendenti anche noi? Perché teoricamente l'accordo con Daenerys era che le Isole di Ferro sarebbero state lasciate in pace, ma sarebbero comunque sempre state sotto il dominio della regina, in quel caso. Ecco, possibile che basti chiedere l'indipendenza per ottenerla? Perché non si sono staccati tutti? Perché nessuno ha creato il proprio regno indipendente? Cioè, vi rendete conto che a livello logico è una cazzata atroce questa? Ecco, tutta questa parte mi ha veramente fatto girare le palle. Mi ha dato fastidio, porca puttana! Ma la logica, tutto in fretta, tutto in un attimo, io non l'ho potuta sopportare questa cosa. Ma non è l'unica cosa di cui vale la pena parlare, perché ad esempio se notate quello che è accaduto a Jon è oltremodo allucinante. Adesso vi spiego il perché. Jon viene mandato alla barriera, ritorno alle origini, per espiare ciò che ha fatto a Daenerys. Ora io dico, ancora dopo l'atrocità che ha commesso deve pagare lo scotto lui. Va alla barriera. Lui, quando gli dicono vai alla barriera, fa, ma perché esistono ancora i guardiani della notte? Perché se ci pensate, la barriera c'è, anche se un pezzo è stato fuso dal re della notte, dal Night King, ma non serve più proteggere il regno dai bruti, non serve più proteggerlo dagli estranei. Fatemi capire un attimo a che cazzo serve sta barriera adesso. Infatti lui, quando va lì, si mette con Tormund degli attributi bruti, vanno oltre la barriera e lui probabilmente diventerà una sorta di nuovo Mans Rider, il re del popolo libero, una guida, come ha sempre sostenuto Tormund, che è un finale che secondo me per lui ci sta. Cioè, secondo me questo personaggio non è stato chiuso male in sé. Il problema è che è stato reso inutile qualcosa che lo riguarda e che era il mistero, il segreto di Pulcinella, che per anni ha attanagliato i fan, ovvero il fatto che sia Aegon Targaryen. Ora, mi dovete spiegare, nell'economia della trama,
a che cazzo ha portato il fatto che lui fosse un Targaryen. Sembrava dovesse essere la rivelazione che avrebbe cambiato l'assetto della storia. E qualcuno potrebbe dire, serviva perché così Daenerys ha sbroccato. Ragazzi, quello era uno dei motivi. Ma Daenerys, sono piuttosto convinto che avrebbe sbroccato comunque nel vedersi ammazzare un drago, il secondo nel giro di poco tempo, nel vedere Jorah morire e nel vedere Missandei, unica sua amica, decapitata. Già lì, secondo me, già solo con la decapitazione di Missandei, Cersei ha messo la firma sulla condanna di approdo del re. La cosa di Jon, legittimo re, che le faceva paura, è solo una cosa in più. Di sicuro non abbastanza da giustificare la svolta narrativa dello scoprire che lui è un Targaryen. Cioè Jon lo hanno trattato veramente male, Tyrion si è un minimo riabilitato perché gli hanno inserito dei dialoghi in questa puntata che lo hanno fatto tornare a essere il buon vecchio Tyrion, un po' perché Peter Dinklage è un attore della Madonna e un po' perché effettivamente il personaggio si è fatto valere, viene nominato primo cavaliere di Bran nonostante si fosse rifiutato all'inizio e vediamo che alla fine col concilio ristretto sembra stare e per l'appunto gestendo bene gli affari del regno. Ma l'epilogo di Jon, per quanto in sé ha effettivamente senso e per quanto potesse essere giusto per il personaggio, mi ha lasciato un po' la mano in bocca perché la sua parabola non ha avuto quella potenza che avrei creduto. Cioè, va bene, d'accordo, ha ammazzato Daenerys, ma se fosse stato un po' più furbo l'avrebbe fermata molto prima di vedere cosa avrebbe fatto. Cioè Jon da questa stagione ne esce con le ossa rotte, è diventato uno zerbino coglione che ancora dopo che ha visto la sua amata devastare una città ammazzando bambini, vecchi e donne e chiunque si fosse trovato nelle vicinanze, nei paraggi, ancora aveva bisogno di qualcuno che gli facesse il discorsetto per dirgli guarda che questa è pazza, no, she's my queen, she's my queen. Jon Snow è stato distrutto e il finale può ancora starci fino a un certo punto, ecco, mettiamola così. Quindi, questo è quanto per Jon. Mi dispiace, però è così. E niente mi toglierà la testa che il fatto che lui sia un Targaryen non aggiunge nulla alla trama, a conti fatti. È solo una delle tante cose che vanno a sbloccare Daenerys. Ho capito, ma ci volevano anni e anni di mistero. Cioè, alla fine Targaryen finisce un po' come Maestro Aemon, che poteva essere re, ma è andato però volontariamente alla barriera. Lui voleva essere re, ma non voleva neanche più andare alla barriera. Però forse il suo posto era lì. Hanno messo anche lui che accarezza Spettro, finalmente, maledetto bastardo che non l'hai fatto due puntate fa. E hanno chiuso benino, secondo me, anche Arya e Sansa. Alcuni sono lamentati del fatto che Arya sembrasse la novella Cristoforo Colombo che va a esplorare le terre sconosciute con la nave, con la vela che porta le insegne degli Stark, però in realtà è un finale un po' da Arya, no? Lei va all'avventura, va a scoprire nuovi lidi, ci può ancora stare. Sansa diventa la regina del Nord e la sua storyline si conclude con lei che viene acclamata come Queen in the North dai suoi uomini con questo abito sgargiante a grande inverno. Bran è il re che a quanto pare sa tutto ma chiede le cose più ovvie alle persone che solo lui potrebbe sapere, tra l'altro, ma non importa. Sam è diventato Gran Maestro, io ero convinto che i Gran Maestri dovessero essere, insomma, quantomeno privi di famiglia, invece questo ha Gilly che sta per partorire un bambino, ma vabbè, non importa. E la cosa che più mi ha fatto incazzare è Bronn che arriva, si siede al concilio ristretto e dicono ecco il maestro del conio. Come il maestro del conio? Cioè, ma Jerome Flynn cosa ne pensa di questa stagione? Cioè Bronn è comparso in tre scene contate. Prima puntata, quando arriva Qyburn a dargli la balestra e a dire che Cersei vuole che uccida per l'appunto Jaime e Tyrion. Quarta puntata in cui arriva per ammazzare, lo dico no, ti promettiamo Alto Giardino, giuriamo tranquillo non ammazzarci. E adesso sesta puntata con lui che lì è il maestro del conio. Cioè, io capisco le promesse e quant'altro, ma veramente metti Bronn maestro del conio? Bronn? Cioè, ma veramente, ragazzi, ma è diventata una macchietta? Ma che è sta roba? Con Continuum che parla delle sedie, che bisogna cambiare le sedie, cioè quella cosa... non lo so. Cioè, nel complesso poi, come ho detto, cose buone ce ne sono. Alla fine
È un finale che vorrebbe dare a ognuno ciò che più o meno si merita, però c'è quella cosa di come spezza una ruota che sembra tipo una chiacchiera da bar la domenica sera tra amici che decidono: ma sì, dai, cambiamo il sistema monarchico. Cioè, io pensavo che una cosa del genere si facesse con un po' più magari di cognizione di causa, invece no, si trova lì così: oh, non c'è il re, cosa facciamo? Ehi, eleggiamone uno! Sì, eleggiamolo, vai! Bran Stark va bene, sì, vai con Bran Stark, ma sei scemo. Poi quando Bran muore, si eleggerà un altro re. Per l'amor del cielo, è un sistema che secondo molti potrebbe portare alla guerra, ma in realtà nella storia è così che effettivamente è successo in alcuni sistemi monarchici. Se non sbaglio, il Sacro Romano Impero aveva un sistema molto simile, quindi teoricamente potrebbe anche funzionare. La monarchia è diventata elettiva, non è più da un punto di vista di discendenza, quindi può andare bene. Ma il punto è il come, cioè non è il cosa, perché il cosa lo posso anche capire, è il come. Cioè non è neanche il Bran Stark mi fa cagare come re, no, ci può anche stare se la cosa è supportata da un ragionamento sensato, non da Tyrion che dice: no, lui è il migliore di noi perché lui è Bran lo spezzato, perché lui è saggio, perché lui è corvo con tre occhi. Che la gente potrebbe dire: ma scusate, ma vogliamo veramente fare re un tizio che entra nei corvi e passa le giornate a volare mentre è in trance sulla poltrona? Cioè veramente, ma di che cazzo? È assurda questa cosa qua. Cioè il Bran re non è assurdo in sé, è assurdo perché non ce l'hanno spiegata bene. Hanno lasciato questa decisione a un dialogo che secondo me non ha molto senso e che, voglio dire, sarebbe stata una cosa da dibattere un po' di più. Una cosa del genere dovresti pensarla in diversi giorni. Non tu, re, vai, sì, ok, No, ma non funziona così. Ma quando mai è funzionata così una cosa? Però vabbè, ok. Per cui non mi ha fatto incazzare come mi hanno fatto incazzare molte altre puntate, come ad esempio quella precedente. Lì era proprio il trionfo dell'idiozia su più livelli. Però il punto è che questa è la finale di stagione. E io credo che questo finale di stagione è quello che si merita una serie che ormai è diventata solo per il grande pubblico, piena di fanservice, che è stata portata verso il gusto più generalista. Quando io dico pubblico generalista non voglio insultare nessuno, semplicemente si indicano quelle persone che non seguono le serie TV, che guardano la serie solo perché gli piace quella serie specifica. Ok? E sono quelle stesse persone che quando vengono portate a cercare di capire un buco di trama ti dicono: no, io non lo vedo. Perché? Non perché sono stupide, ma perché non hanno idea di come si costruisca una storia, perché guardano la serie come puro intrattenimento e basta. Non c'è niente di male in questo. C'è di male invece che la HBO abbia deciso che nel momento in cui la serie è diventata un fenomeno di massa esagerato, allora bisognava andare incontro a quella massa. No. Lì hanno sbagliato. Perché la coerenza è andata a puttane e sì, una persona che non si cura di certe cose la può apprezzare. Uno come me, che si guarda un sacco di serie, che comunque è appassionato di storie in generale e che un minimo sa come si costruisce una storia, cioè un minimo di rudimenti di sceneggiatura, cioè io credo di averlo dimostrato nell'arco della mia vita, per quanto i miei prodotti o quelli che ho scritto o coscritto siano amatoriali, per amor del cielo, ma hanno una coerenza narrativa, quantomeno di fondo, che è lì evidente. Qui la coerenza narrativa l'hanno buttata fuori dalle palle, quindi non dico di essere la persona più qualificata al mondo magari per dire: no, questa sceneggiatura fa schifo, ma sicuramente ho le basi per comprendere e capire quando c'è un buco di sceneggiatura, punto. Cioè ce ne sono parecchi, santo cielo, ma parecchi insomma che sono anche gravi, capite? Che sono anche gravi, cazzo. Quindi è questo il grossissimo problema di questo finale di stagione. Ovvero il fatto che abbiamo cercato evidentemente di accontentare un tipo di pubblico che non era quello con cui la serie è partita. E sinceramente ritrovami di fronte ad un finale che è a tratti insipido e nulla di che per una serie come Game of Thrones. Fa male al cuore. Fa male al cuore perché il registro è cambiato drasticamente dalla fine della sesta stagione, diventando sempre peggio nella settima e completamente intollerabile, almeno per me, in questa ottava stagione, di cui ho apprezzato alcune puntate. Ricordiamo, non è che voglio fare il bastian contrario a cui non piace niente di quello che guarda. Credo di essere stato il più obiettivo possibile in questa analisi dell'ultimo episodio della serie, perché comunque
La parte iniziale è riuscita a emozionarmi, poi però ci sono delle cose che secondo me non stanno né in cielo né in terra, però ad esempio il modo in cui hanno concluso il personaggio di Brienne non mi è dispiaciuto, comandante della Guardia Reale, che di fronte al libro dove tutti mettono per appunto le descrizioni dei vari comandanti della Guardia Reale, conclude quella di Jaime e la frase con cui conclude quella biografia è morto per proteggere la sua regina. Ha accettato quello che ha fatto Jaime e il suo personaggio si è chiuso così. Ha avuto un ruolo che sicuramente era in grado di sostenere. Podrick è diventato cavaliere, alla fine spinge la carrozzina di Bran, lo porta fuori dalla sala, e c'è il consiglio ristretto che è composto da lei, da Davos, da Bronn, vabbè, poi da Tyrion. Insomma, il consiglio ristretto può anche starci, il problema è che mi concludi la storia di questi personaggi con loro che fanno battute sui bordelli, cioè mi sembrava un po' mandato in vacca, non è quello che avrei voluto vedere proprio nelle ultime battute. Peraltro c'è Sam che arriva come Gran Maestro, che mostra che dalla cittadella hanno redatto questo testo che è A Song of Ice and Fire, le cronache del ghiaccio e del fuoco, che è il nome della saga letteraria da cui Game of Thrones è stata tratta come serie. Ora, come vi dicevo, il finale cerca di ricordare molto quello del Signore degli Anelli, no? Quindi, Bilbo Baggins che scrive Il Signore degli Anelli, ok? Andata e ritorno, l'Hobbit, avete presente? Arya che parte come Gandalf, l'incoronazione di Sansa che ricorda tanto quella di Aragorn, insomma, il tentativo di concludere questa saga fantasy un po' alla Signore degli Anelli di Peter Jackson c'è. Che poi l'effetto sia diverso è un altro discorso, ma è evidente l'ispirazione. Peccato che non si possano mettere sullo stesso piano questo, e si sarebbero potute mettere sullo stesso piano se avessero continuato a gestire la serie come l'hanno gestita per anni, ma evidentemente hanno sbagliato, anche perché Benioff e Weiss dovrebbero andare, è stato confermato a Bob Iger, CEO di Disney, a gestire la nuova trilogia di Star Wars, che non c'entra nulla con la saga di Skywalker, e io ho paura. Ho paura perché Benioff e Weiss si sono dimostrati dei bravi showrunner e sceneggiatori nel momento in cui avevano la materia di Martin da seguire. Tolta quella, hanno fatto questa roba qua che ormai, per quanto mi riguarda, non è più Game of Thrones, o meglio, non è quello che per me era una volta Game of Thrones. Ormai mi sembra abbastanza chiara questa cosa, si capisce, porca vacca, che non è più come era prima, che manca una certa profondità. Per cui questo finale mi ha deluso, anche se temevo di rimanere ancora più deluso. Però da qui a dire che mi sia piaciuto, nel complesso ho apprezzato alcune cose, come ad esempio il finale di certi personaggi, il finale di Sansa ci poteva stare, quello di Jon ci starebbe se non ci fosse la questione del fatto che è inutile che fosse un Targaryen, quello di Tyrion non lo so, il punto è che Tyrion ha tradito, ha ucciso, eccetera, diventa primo cavaliere, Jon ha ammazzato la regina che era impazzita e stava ammazzando un sacco di persone, lo mandano alla barriera, cioè, capito? È questa dinamica che non mi torna molto, perché comunque Tyrion viene scagionato, ma aveva tradito Daenerys, poi aveva tradito i Lannister, aveva tradito il mondo, per amor del cielo, a volte non era neanche una sua scelta, doveva farlo per forza per rimanere in vita, però porca puttana, questo mi diventa primo cavaliere, e quell'altro invece lo spedisce a barriera come uno stronzo, figa, è un Targaryen, però ormai Targaryen non conta più un cazzo, è solo un cognome, ma Targaryen era il cognome, un po' l'Aelio, e insomma è un po', è il buttar lì le cose che mi ha dato fastidio. Quindi non lo so, l'anno prossimo ci sarà lo spin-off sulla Lunga Notte, non so bene, sulla prima Lunga Notte non so bene cosa aspettarmi, sta di fatto che l'unica nota positiva che posso trovare sulla carta è che non sia gestito a Benioff e Weiss. Quindi forse se riprendono le caratterizzazioni e il modo di fare, di gestire il tutto, delle prime stagioni di Game of Thrones, potrebbe interessarmi, ma sicuramente guarderò la prima puntata, poi magari ci farò anche un video a settimana, non lo so se ne vale la pena, però vediamo. Per il momento io sono un po' sconfortato e vorrei vedere il sesto libro di Martin per ricordarmi che cos'è veramente Game of Thrones.
questo finale di serie, scusate, ma per me non rappresenta Game of Thrones. È qualcos'altro. È un finale con qualche problema, ma che tutto sommato può starci. Ma io dal finale di Game of Thrones avrei voluto qualcosa di più di un finale che potesse starci e basta. Poi, molti l'hanno apprezzato, benissimo, non sto dicendo che chi l'ha apprezzato è un coglione, chi non l'ha apprezzato invece è uno che capisce tutto, no. Ricordiamoci che è una serie, in questi ultimi giorni sono volati insulti ovunque, è una cazzo di serie, diamoci una calmata cazzo, e soprattutto il prossimo viene a dirmi ma insomma, non guardarla se non vuoi, oppure ma che cazzo, sempre lì a guardare il pelo nell'uovo, ma guardala e smettila. No, Cristo, è il mio lavoro, è il mio cazzo di lavoro, non, se vedo una cosa che mi fa cagare non è che posso dire no, è bellissima, è il mio lavoro. Ci vivo, ci porto il pane a casa, cazzo! Cioè, ma ragionate, cavolo! Comunque, questo per tutti quelli che... I furboni che sono arrivati a dire quanto ti lamenti! E poi, se sei tanto bravo, falla tu! Non è il mio mestiere, ma sono piuttosto convinto che sicuramente non avrei buttato alle ortiche l'idea di Jon Targaryen facendo la fine del nulla. Quello non lo avrei fatto, ve lo posso garantire. Comunque, non lo so, ragazzi. È così. Non sono incazzatissimo, ma sono amareggiato. Sono molto amareggiato. Per cui, questo di fatto è quello che pensavo circa il finale di Game of Thrones. Fate sapere in un commento sotto cosa ne pensate voi, perché voglio sapere la vostra opinione nello specifico. Vi abbraccio. Grazie tanto, ma tanto bene. Voglio veramente un bene incredibile. E noi ci vediamo al prossimo video.